E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video e come vedete abbiamo tra noi una delle mie nuove custom, ovvero Mecha Frieza, realizzato appunto da me partendo da un Frieza Datong. Devo dire ragazzi che questa custom è stata assolutamente la più difficile e faticosa che io abbia mai fatto. Ero partito con l'idea che sarebbe stato facile, non so neanche per quale motivo, forse perché comunque c'erano alcune parti di Frieza che si potevano lasciare intatte, tipo questo braccio, un po' il torace. Ma ragazzi, vi assicuro che fare tutti quei dettagli, scolpirli uno per uno, è stata una cosa estenuante, a dir poco, perché ce ne sono un sacco e sono ovunque. Comunque, questa custom è accompagnata da quest'altra mano intercambiabile qui aperta, ovviamente robot. Perché va nel braccio robotico dove c'è la mano a pugno invece ed è accompagnata anche da queste altre mani invece che sono tutte della parte non robotica, cioè mano spalancata, mano aperta, dito indice e altro dito indice. E allora andiamo a vedere un po' più nel dettaglio questo Mecha Frieza. Come vedete ragazzi, tutti i dettagli che ci sono scolpiti da me. Ora un attimo abbasso la luminosità perché mancano dei dettagli, non si riescono a vedere bene. Eccoci qua ragazzi, qui ovviamente ci sono anche i graffi che ha Frieza sia in testa che sul petto. Io in testa credevo all'inizio che fosse una vena, invece ragazzi è assolutamente un graffio tipo questo. Li ho fatti di questo viola molto chiaro perché secondo me andava bene come colore. Come vedete ci sono queste specie di lampadine che ha addosso che ho realizzato anche io ovviamente, sono trasparenti e sono ridipinte in questo azzurro molto chiaro, tendente un po' al verde acqua, proprio come si vede nelle immagini. Tra l'altro, ragazzi, un'altra cosa molto faticosa di questa custom è stato il fatto che un sacco di immagini hanno un sacco di particolari diversi tra loro, perché praticamente il disegnatore dell'anime in quel momento non sapeva proprio bene cosa stesse facendo. Quindi una volta ti trovi questa parte, per esempio, del braccio di colore viola, una volta te la trovi di colore questo colore qui, una volta te la trovi invece di colore bianco, insomma, un sacco di dettagli fanno questi effetti strani nelle immagini, cambiano di volta in volta, quindi uno deve decidersi a quale immagine vuole riferirsi, oppure prendere un po' da tutte e diciamo vedere un po' cosa ne viene fuori. E oltretutto il fatto di fare una cosa 3D è stato ancora più difficile che vederla comunque in immagini, perché molti particolari vedete continuano per tutta la testa. Insomma ragazzi, è stata, come ho detto, una bella fatica. Come vedete, ho usato per queste parti qui, questa specie di cuscinetti che ha addosso, non si capisce cosa siano, parti di armatura, ho usato questo colore bronzo. So che non è proprio accuratissimo come si vede nelle immagini perché è una specie di beige senape, però ragazzi io penso che questo bronzo ci stia benissimo anche con il metallo della figure in generale. E spacchi talmente tanto come colore che non potevo fare a meno di metterlo. Come vedete, comunque le parti robotiche invece sono realizzate in argento e ci sono anche le pannellature, ovvero le linee nere nelle varie scanalature scolpite, tipo qui, tipo anche in questi buchi che ha qui. Sono presenti anche all'interno di queste parti, però si vedono un po' meno perché sono un tantino più profonde queste parti. Anche qui vedete tutti i buchetti sono tutti neri, le linee qui sul lato anche sono tutte nere, i buchetti qui tutte le linee che ha in testa hanno tutto il nero interno, che non è proprio nero, anzi è gunmetal, ora che ci penso meglio. Anche le linee qui, i buchetti qui, ragazzi, insomma, come vedete un sacco di particolari, infiniti particolari. Poi ho dovuto anche creare questo colore qui appositamente perché non esiste, ho mischiato un po' di blu metallizzato e di nero per far venire fuori questo colore a metà tra il blu e il nero, che è proprio il colore che ha in queste parti Frieza. Ho visto molte immagini e in quasi tutte aveva questo colore, salvo in alcune dove era proprio nero, ma ho preferito dare questo colore. Qui continua anche lo sculpt naturalmente del braccio robotico e qui ho dovuto riscolpire tutta la coda. Ovviamente sotto c'è la coda originale, ma sopra ad essa c'è tutto lo sculpt rifatto da me per fare appunto queste scanalature. Qui ho preferito non dare il nero nelle scanalature, non so perché. A mio parere, secondo me sta meglio senza il nero. Ovviamente non ci voleva nulla a dare il nero anche qui, ma ripeto, secondo me sta meglio così.
così senza accentuare troppo anche questi dettagli di nero, e ho dovuto anche un po' appiattire questa parte di sotto perché appunto sotto alla coda un po' più piatta, un altro dettaglio che si è aggiunto all'enorme mole di cose da fare su questa figure. Ovviamente comunque tutte le articolazioni sono funzionanti, diciamo, fanno il loro lavoro, non c'è assolutamente alcun problema a piegare gambe, piedi, eccetera eccetera, anche qui al braccio, anche qui a piegarlo in su, l'articolazione mantiene il suo colore qui, ragazzi. E quindi io personalmente direi che sono molto soddisfatto di come è venuta questa custom, era praticamente una sfida che ho lanciato a me stesso e a mio parere sono riuscito abbastanza bene a tirare fuori questo Mecha Frieza. La custom, ragazzi, è in vendita, quindi se qualcuno è interessato all'acquisto può farmelo sapere in privato, magari sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo privato, non qui sotto nei commenti, però vi avviso che il prezzo è molto alto, quindi ragazzi tenete conto di questo perché ci sono giorni e giorni di lavoro dietro questo Mecha Frieza. Comunque, a parte questo, fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi di questa figure con un commento qui sotto, lasciate il mi piace se questo video e se il mio lavoro vi è piaciuto, e se volete aiutare il canale a crescere, se volete aiutarmi a far vedere in giro un po' questo mio lavoro, condividete questo video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Arada, Mecha Frieza e collezionate sempre.